Si intitola GDO, cosa c'è dietro agli sconti di alcuni supermercati? Questo pregiato servizio a firma di Matteo Viviani dell'11 novembre 2018 di Le Iene. Il buon Matteo Viviani ci parla di sconti obbligati e addirittura retroattivi che sarebbero imposti dalla GDO ai fornitori. Ci rimetterebbe quindi la qualità in primis, e molti sarebbero costretti a chiudere i battenti. Quindi Matteo conosce Maria, un nome che è di fantasia ovviamente, la quale avrebbe rifornito da 18 anni un paio di catene e continuerebbe ancora a rifornirle molto importanti con i suoi prodotti. La quale Maria avrebbe detto: la GDO ti obbliga ad applicare degli sconti per fare un prezzo sempre più basso. Li chiamano con diversi nomi: sconto logistico, sconto extra, sconto di fine anno. E diciamo così che se una persona volesse vendere i propri prodotti in un certo punto vendita, sarebbe costretto ad applicare lo sconto. Col passare degli anni quindi cresce e doppia la cifra. Cresce a doppia cifra, scusatemi. Come nel caso della donna in questione, la quale avrebbe aggiunto dal 2010 al 2015 siamo a arrivare a dover applicare il 25% di sconto. Lo sconto è retroattivo, cioè devi fare lo sconto anche su quello che hai guadagnato prima. Gli sconti in qualche maniera andrebbero a incidere anche sulla qualità del prodotto perché da qualche parte bisognerebbe andare a tagliare direttamente. Insomma, un servizio davvero illuminante. Lo chiamo un servizio che apre gli occhi su una realtà che potrebbe davvero creare molto scompiglio ed anche paura dal mio punto di vista. Grazie, il video termina qua. Pensate che questa donna, per diventare fornitore, avrebbe pagato la bellezza di 57.000 euro, una cifra di tutto rispetto. Poi viene contattato, o meglio, viene intervistato un avvocato che parla diffusamente e in maniera esaustiva, ma non voglio togliervi la voglia, la curiosità di vedere il servizio presente nel sito delle Iene, www.iene.mediaset.it. Andatelo a cercare, vi ringrazio, un saluto, questo video non vuole infrangere le regole di YouTube né di Mediaset e o di violare la privacy altrui, no, assolutamente no, ma solo informare eventuali persone. Grazie, questo per me è un problema in piena regola, altri potrebbero considerarlo come no. Come non è un problema, per me però lo è, a tutti gli effetti. Un saluto e al prossimo video.